questa è una pipa decisamente particolare che mi serve per spiegare lo spirito di chi fuma la pipa, no? Questo è un brevetto di uno svizzero che si è inventato una pipa con due fornelli e un sistema con una valvola, di modo che poteva mettere due miscele differenti e agendo sulla valvola, cambiare il gusto per riuscire a capire come poi realizzare le miscele, quelle che potevano essere le più gradevoli. Negli anni 60 abbiamo realizzato una cosa veramente stranissima, cioè una pipa con un radiatore dove passa l'aria e quindi riesce a raffreddarla. Ecco qua l'oggetto. Questa pipa è stata prodotta soprattutto per i paesi arabi. Questa qui in Medio Oriente. È una pipa sempre della fine degli anni 50 che è stata realizzata su disegno di Bing Crosby. Bing Crosby era un cantante, oltre che un attore, ed era terrorizzato dall'idea di perdere la voce. Perciò aveva realizzato questa pipa che comprendeva una canna in alluminio vuota, cava, dove si poteva inserire un filtro in balsa e poi c'erano tanti buchi in giro. È stata praticamente la prima pipa con il filtro. Poi anche le sigarette sono state fatte con il filtro, con i buchi, eccetera, però questa qui è decisamente la prima che è stata mai realizzata. Sono sempre stati realizzati di tutti i tipi, per dire, questo è un filtro ad acqua, questo qui è un filtro che sfrutta il principio Venturi, cioè i gas quando trovano una camera di espansione, no? Prima vengono accelerati, no? Perché c'è un passaggio stretto, poi trovano una camera di espansione, creano condensa e quindi sulla superficie esterna depositano i residui da combustione. Nel 1950 abbiamo prodotto queste pipe che rappresentano delle sirene. Le sirene ovviamente sono nude. Le mandammo tutte a New York, alla dogana, e ce le fermarono perché a quei tempi c'era il maccartismo e di conseguenza mettevano anche le mutande alle gambe dei tavoli e perciò ritenevano scandalose queste pipe e quindi le dovremmo far ritornare in ditta e le abbiamo dovute poi trasformare in questa maniera con un bellissimo bikini con mutandoni praticamente ascellari, dopodiché abbiamo rimandato l'ordine in America e così siamo riusciti a passare le maglie della censura.